Buongiorno a tutti, ciao, cercherò di essere rapidissimo. La prima cosa che volevo fare era ringraziare il Partito Democratico, perché sono da poco parlamentare europeo e credo che ciascuno di noi si deve ricordare che quando entra nelle istituzioni e svolge una funzione è grazie a una comunità che si mette in moto e non è una proprietà individuale la carica a cui fa riferimento. E proprio perché è una comunità che si mette in moto, io credo che dobbiamo essere pienamente consapevoli della responsabilità che ci prendiamo oggi. Nicola molto appropriatamente, molto correttamente, ha indicato una direzione da praticare, mi viene da dire innanzitutto da domani, non lo dico retoricamente, cioè quella di costruire, di dotarci e di offrire al Paese e di costruire sulla base di questa una grande mobilitazione di idee, di popolo, attraverso anche strumenti per noi purtroppo non sempre a cui non siamo sempre abituati, sulla base di una agenda alternativa e sulla base di un'agenda autonoma dal commento quotidiano rispetto a quanto ci viene proposto dal pasticciaccio brutto di governo. Ovviamente questo ci consegna un problema: come costruisci un'agenda autonoma senza essere irrilevante? E questo punto non è banale, io credo, perché l'agenda autonoma puoi costruirla parlando sempre d'altro e finendo per non intercettare non solo il dibattito sui media, ma pure inquietudine, necessità, desideri non espressi e non rappresentati. E penso che ce la facciamo a vincere la scommessa a cui faceva riferimento Nicola se siamo in grado di mettere almeno tre ingredienti sul tavolo da cui partire. Il primo, anche qui, non retoricamente, ma fatemelo dire da chi a volte è disgustato da quello che si legge sui giornali, il fatto che la smettiamo coi dibattiti col passato e sul passato. Basta, non servono assolutamente a niente. E il confronto rituale nel ceto politico, la dico un po', diciamo riduttivamente, romano non nel senso dei cittadini romani, ma di chi è abituato a frequentare una dimensione tutta nazionale, è assolutamente insufficiente nella capacità di affrontare i problemi nel merito. Quindi adesso credo che ce lo possiamo dire tra tutti, a 360 gradi, il passato è andato, guardiamo al presente e al futuro con molta determinazione. Prima cosa. Seconda cosa, andiamo alla caccia di tutti quelli che ci stanno, sia in relazione ai soggetti politici esistenti, sia in relazione a forme di protagonismo e partecipazione che rifiutano la dimensione di questa Italia così incapace di guardare al proprio futuro e immobilizzata dalle scelte del governo. E su questo piano, anche su questo terreno, io credo, e in tanti si sono soffermati oggi molto appropriatamente, che vi è finalmente una nuova generazione di giovani, a volte proprio di giovanissimi, che scende in campo chiedendo cambiamento deciso e radicale. E non è assolutamente detto che pensi innanzitutto a noi, e quindi noi li dobbiamo conquistare e di fronte ai loro occhi dobbiamo essere credibili. E la credibilità, è il terzo punto, è sul terreno della radicalità delle proposte di cambiamento. Io credo che non ne usciamo da questo terreno. Faccio due esempi per andare a concludere. Finalmente abbiamo una proposta sui temi dell'immigrazione molto determinata e non subalterna al vento presente. Svuotamento dei campi in Libia attraverso i corridoi umanitari e quindi svuotamento e cancellazione della nostra adesione ai campi. Cancellazione della Bossi-Fini, piano nazionale dell'integrazione,
E questo è un pezzo di una proposta su cui dobbiamo lavorare in termini di mobilitazione, di azioni e iniziativa nelle istituzioni nazionali, mi viene da dire anche nelle istituzioni europee in relazione ai prossimi passaggi, laddove ad esempio il Parlamento europeo sarà chiamato a votare sulla proposta di Presidente di Commissione. Il nostro non può essere un voto dato per scontato, a prescindere dalla determinazione limpida su alcuni elementi chiari di contenuto. E dall'altra, io credo che dobbiamo essere molto di più, con lo stesso slancio con cui finalmente ci occupiamo di diritti umani e di politiche di integrazione, di buona accoglienza, quelli che stanno di fronte ai cancelli delle crisi aziendali. Fatemela dire proprio così banalmente. Nicola ha iniziato un viaggio non scontato. Per un attimo chi se ne frega se non fa notizia, perché la notizia è la ricerca della relazione con la dimensione reale delle persone ed è su questo terreno che dobbiamo lavorare. E come noi abbiamo la diciamo così, voglia di rappresentare un'ansia che cancelli la politica dell'intolleranza che si fa fatto istituzionale, dobbiamo essere quelli che intercettano molto di più l'insofferenza sociale in termini di dimensione di precarietà, di diseguaglianza e così via. In altre parole, dobbiamo deciderci in maniera ancora più determinata di sfidare il populismo in mezzo al popolo, perché cos'è che ci manda in cortocircuito quando sentiamo dire prima gli italiani? Affermazione per noi sbagliata, odiosa, contro i principi della Costituzione, cappello delle peggiori politiche. Ci manda in cortocircuito il fatto che tanti italiani sono d'accordo con prima gli italiani. E quella cosa lì noi non la sconfiggiamo solo, tra virgolette, sul piano culturale e valoriale, ma facendoci molto di più capaci di rappresentare nei luoghi di lavoro e in relazione al tema complessivo della dimensione di precarietà della vita, un'ansia e un bisogno di cambiamento. E la radicalità fa sì che tu sia più presente ai cancelli, laddove essi ancora siano materialmente percepibili e comunque ci sono, perché non è che sono spariti di colpo, tu sia più presente in mezzo alle lavoratrici e ai lavoratori che Di Maio, e non viene detto abbastanza, non sta mai ad esempio scandalosamente ricevendo quando fanno il presidio sotto il suo ministero, a proposito di ministri che non fanno il loro lavoro, e più determinati sul piano quindi della proposta politica che vai a avanzare. E su questo credo che la nostra agenda debba crescere. Grazie.